Ciao a tutte e tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Mattia e voi state guardando Call Me Fanboy. Oggi, come avete letto dal titolo, parleremo di Figli di sangue e ossa di Tomi Adeyemi, traduzione italiana di Children of Blood and Bone. Prima di iniziare con il video, però, vi ricordo di seguire i link che trovate qui sotto in descrizione e di iscrivervi al canale se vi piacciono i miei contenuti. Detto questo, iniziamo subito a parlare di questa meraviglia. Figli di sangue e ossa è ambientato nell'universo magico di Orisha. Orisha è una terra in cui esistono delle creature, degli uomini in grado di controllare gli elementi e di conseguenza di compiere delle magie. Questa stirpe, questi uomini, prendono il nome di magi. I magi, appunto, sono una stirpe che non esiste più, almeno esistono, ma non possiedono più i loro poteri, poiché da 11 anni a questa parte, appunto, al tempo in cui è narrato il libro, la magia non esiste più ad Orisha a causa del perfido re Saran che l'ha completamente eliminata. Almeno questo è quello che pensa il re. La nostra protagonista è Zeli, che appunto appartiene alla stirpe dei magi, il cui potere sarebbe quello di controllare la morte, o meglio, controllare tutti gli spiriti che hanno a che fare con la morte. Zeli non dimenticherà mai ciò che è successo a coloro che facevano parte della sua stirpe, in particolare a sua madre che è stata uccisa appunto poiché era una magi. Zeli è sempre alla ricerca di quel barlume di magia e coglierà la palla al balzo quando vedrà quel barlume di magia ancora esistente in Amari, o meglio quando noterà una scintilla in un oggetto che possiede Amari. Amari è appunto la figlia del perfido re Saran che a seguito, dopo aver assistito alla morte della sua migliore amica che appunto era una magi, morte avvenuta per causa del padre, decide di scappare di casa dal suo mondo principesco e appunto di trovare qualcuno in grado di combattere per lei e per riportare la magia all'interno di Orisha, e appunto si imbatterà in Zeli. E da qui in poi cominceranno le avventure di Zeli Amari e del fratello di Zeli Zain per tutta Orisha, al fine di riportare indietro la magia, di parlare con gli antichi dei, di compiere un rituale che sia appunto utile per riportare indietro la magia in tutta Orisha, rovesciare il potere tirannico del re Saran e riappropriarsi dei diritti che spettano ai magi. Le cose però non sappiamo se andranno come ben sperato, perché a mettere i bastoni tra le ruote ai nostri tre eroi ci sarà un antieroe, ovvero il fratello di Amari, Aenan, che farà di tutto per servire suo padre, per rendere orgoglioso suo padre, nonostante nasconda un terribile segreto, nonostante scopra di essere diverso da come ha sempre pensato di essere. E questa appunto era la trama generale di questo bellissimo romanzo. Allora, questa è appunto l'edizione italiana. Io ho letto l'edizione inglese, dell'edizione italiana ho letto solo qualche capitolo per vedere un po' com'era la traduzione. Devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla traduzione, perché è davvero ben fatta. Infatti non sempre le traduzioni qui in Italia vengono fatte così bene. Ne ho un esempio: Tartarughe all'infinito, oppure La biblioteca delle anime, terzo volume di Miss Peregrine, per citare appunto dei libri della Rizzoli. In questo caso la traduzione è fatta molto bene, perché ho messo a paragone, ho paragonato appunto l'edizione italiana con quella inglese. Questa che ho qui è un'edizione per BookBlogger, un ARC, quindi non è l'edizione che trovate in libreria, che potete trovare in libreria appunto da oggi 2 ottobre in copertina rigida a un costo di copertina di 18 euro. Queste erano un po' le informazioni tecniche. Passiamo adesso a ciò che penso di questo libro, che se avete seguito i miei scorsi video saprete già che cosa penso di questo libro. Innanzitutto ho amato il world building dell'autrice. Ho amato la protagonista e soprattutto il personaggio di Amari, che si rivela essere uno dei miei preferiti, poiché segue matura nel corso della storia, seguiamo la sua evoluzione nel corso della storia. Mi è piaciuto molto anche il personaggio di Zain. Non mi è piaciuto affatto il personaggio di Aenan, che io personalmente non sopporto, anzi odio, e che vorrei con tutto il mio cuore che gli capitasse qualcosa, perché non lo sopporto davvero.
0 non mi piace proprio per nulla. E poi per il resto la storia mi è piaciuta molto, a parte per le mie famosissime 70-50 pagine in cui succede qualcosa, in cui nasce una relazione che io personalmente trovo inutile ai fini della storia, trovo completamente inutile poiché nasce così e evapora nel nulla e quindi secondo me è una relazione che non serve proprio a niente. Questa è l'unica pecca, secondo me, di questo libro che dal punto di vista di un fantasy young adult trovo assolutamente perfetto e la mia valutazione non può che non essere di 5 stelline su 5 e io ovviamente vi consiglio di recarvi in libreria e di acquistare subito Figli di Sangue e Ossa, sia in italiano, in inglese, in qualsiasi lingua vogliate. Mi raccomando però leggetelo perché secondo me ne vale assolutamente la pena, questo sicuramente è uno dei libri migliori che io abbia letto nel 2018 e non vedo l'ora che esca il seguito e niente, io lo amo profondamente, spero che lo amiate anche voi. Bene, questa era la mia recensione di Figli di Sangue e Ossa di Tomi Adeyemi. Come al solito spero che il video vi sia piaciuto. Scrivetemi qui sotto se avete intenzione di leggere questo libro, se lo avete letto e che cosa ne pensate. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!